Allora, questa è un'iniziativa che è nata nell'ambito del processo di recupero di questo sito reale. Tant'è vero che si è iniziata una interlocuzione anche con il Ministero dei Beni Culturali per inserire il sito borbonico, che è di proprietà della città metropolitana, nell'ambito dei siti di proprietà borbonici di proprietà invece dello Stato italiano. Questo per metterlo in rete e fare in modo che anche questa bella reggia, questa bella struttura possa essere, come dire, più conosciuta, portata anche alla conoscenza del livello nazionale, tant'è vero che si immagina anche di creare un protocollo d'intesa con la Direzione Nazionale Musei, perché questo dovrà diventare un polo museale insieme a quello di Santa Maria la Nova. Ce la stiamo mettendo tutta, abbiamo anche investito un po' di risorse, stiamo cercando di dare anche visibilità e nuova fruibilità al bosco di Portici, che è diventato bosco proprio da quest'anno. C'è una presenza attiva della nostra società armena, dei forestali, che stanno procedendo al disboscamento e all'eliminazione di tutte quelle piante che purtroppo, per incuria o per malattie devono essere, eliminate. Però stiamo cercando di fare, diciamo, il massimo sforzo e già abbiamo raggiunto una serie di risultati. Il concerto di oggi della Sinfonica di Salisburgo in occasione delle manifestazioni mozartiane è, come dire, un ulteriore elemento di recupero e sarà, diciamo, foriero di ulteriori iniziative che di qui fino a Natale e oltre vedranno come punto centrale di sviluppo anche del territorio la Reggia di Portici.